Il problema è sempre quello, da un anno e un mese viviamo questa situazione che è diventata insostenibile, le nostre aziende non ce la fanno più, per quanto possa essere il nostro bottino o diciamo quello che avevamo risparmiato, chiamiamolo il suo nome, purtroppo non siamo allo stremo, anche perché non riusciamo a ripartire e quando ripartiamo a momenti, poi sì, pranzo sì, cena no, una settimana sì e due no, e questo non fa altro che continuare a farci buttare soldi, a comprare, a investire, a ripulire, a risanificare, e poi tutte le derrate vanno buttate, tutte le pulizie che abbiamo fatto sono a fondo perduto, quelle sì, la sanificazione a fondo perduto, quella sì, e in realtà quello che invece dovrebbero essere gli aiuti seri e concreti latitano. In più c'è un piano vaccinale che è assolutamente deficitario, organizzato in malo modo, anzi adesso forse col nuovo corso di Figliuolo qualcosa si sta risvegliando, ma mancano effettivamente quelli che sono, e quella che è la materia prima, i vaccini. Anche lì abbiamo visto in quest'anno che è stato tutto gestito ai tre livelli, quindi comune, regione e governo nazionale, in maniera negligente e deficitaria. Tre mesi, quattro mesi del primo impatto ci stavano, ma un anno hai avuto tutto il tempo di riorganizzarti, di rimodulare tutto, e non dovremmo noi essere qui, ma dovremmo essere a quest'ora a riempire i nostri locali, a lavorare, a servire ai tavoli. L'idea era quella di rinunciare a un pranzo per farne tanti altri. Questo è quello che speriamo di essere riusciti, e soprattutto la sensibilizzazione per i politici. La maschera, perché è quella che indossiamo da più di un anno, però la maschera simboleggia la nostra paura, la paura non soltanto alla pandemia, la paura di non essere più in uno stato di diritto, perché non ci sentiamo più garantiti da uno Stato in cui la Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione, dice che il lavoro lo garantisce giustamente anche a chi non ce l'ha, e che invece è uno Stato che il lavoro addirittura lo toglie a chi lavoro ce l'ha e lo dà anche agli altri. E allora questo è l'immagine della paura, la paura di non essere più in uno stato di diritto, di essere quasi in una dittatura, eppure noi alla fine ci togliamo la maschera perché vogliamo continuare a credere in uno stato di diritto e nella democrazia.